Yabba double dill double double dibble daddle doodle double 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 doo. Apparecchiare la tavola apparecchia sempre mia mamma. Io non apparecchio quasi mai, solo alcune volte. E mio papà mai. La colazione la prepara mio papà. I modi di preparare la tavola sono tanti. Ogni cultura ha tradizioni diverse e particolari rispetto alle nostre. Anche nella quotidianità si possono osservare delle differenze. La tavola mi piace prepararla sempre in compagnia. E deve essere sempre molto colorata e allegra. Apparecchiare la tavola è un gesto che spesso non viene curato nei particolari. Con la tovaglia sono proprio inesperto perché non mi piace e odio metterla. Io non apparecchio mai e non ricordo mai di aver apparecchiato. E di solito apparecchio la tavola a mia madre, poche volte alla cena mio padre. E a colazione però mio padre. No, non mi piace apparecchiare la tavola, ma quando si tratta di una festa sì, perché posso decorarla come piace a me e quando arrivano i miei amici possiamo spegnere le candeline e aprire i regali e dopo divertirci tutti insieme. Quando ci sono pranzi o cene speciali, come per esempio a Pasqua, aiuto i miei genitori ad apparecchiare la tavola e ci impiego molto tempo. Però per sparecchiare ce ne impiego di meno. E non mangiamo in cucina, ma mangiamo in sala. Perché in cucina c'è un tavolo piccolo e poco espandibile, invece in sala è un tavolo quadrato che espandibile è moltiplicato per due. Non mi piace sparecchiare il tavolo, però quando si tratta di un picnic sì, perché il suo bello è che non bisogna sparecchiare. La cucina etnica è basata soprattutto sull'uso di spezie con i diversi colori e profumi. Soprattutto nelle festività, il piatto principale viene disposto in mezzo in modo che tutti possano mangiare da quello. Quelli che vogliono, per esempio, mangiare la carne senza il couscous, mettono subito dalla ciotola, mettono la carne in un altro piatto, mentre quelli che vogliono mettere la carne col couscous mangiano su quel piatto là, sulla loro parte, perché viene diviso. Il mondo è fatto da molte culture diverse. Ecco, io vi faccio vedere la mia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Thank you.
La cucina orientale ha il suo gusto particolare. Non appena vedrai apparecchiare, avrai solo voglia di mangiare. Perché sprecare del tempo prezioso per sparecchiare se devo aprire i regali? Quando si sta in famiglia, spesso si prepara la tavola frettolosamente e usando il servizio più semplice e comune. Mentre quando si deve apparecchiare per una festa, si cerca di farlo con più cura, magari anche guardando di più i colori dei piatti, dei bicchieri, così. Avevamo pensato di apparecchiare per una famiglia composta da mamma, papà e un bambino, o se no anche da due nonni con un nipote. Tutti i giorni apparecchiamo la tavola senza fare caso all'importanza di quello che si sta facendo. Le tovaglie che cambiano rappresentano i giorni che passano. Quando sei a bordo piscina vuoi fare le cose un po' più veloce e per cui non prendi dei tavoli molto grandi perché sei in pochi. San Valentino è la festa degli innamorati per eccellenza. Il colore principale è il rosso, messo in risalto dalla scelta di una tovaglia bianca. Abbiamo apparecchiato pensando a due ragazzi o due ragazze o una mamma e papà o un ragazzo e una ragazza. Oppure per due nonni, due nonne o un nonno e una nonna, dipende. Da per chi si apparecchia.